musica nei vicoli, un appuntamento ormai tradizionale dell'estate leporanese. Fascino del centro storico, musica ed intrattenimento sono il segreto di una scelta vincente. Continua l'estate leporanese 2022, una bellissima serata, c'è tanta gente nei nostri vicoli, abbiamo voluto dare luce e colore al nostro paese e lo vedete anche questa sera, diciamo in maniera eccezionale, abbiamo riacceso le luci, le luminarie di Sant'Emidio. La gente si diverte, la gente è felice e lo siamo anche noi, perché organizzare questi eventi non è semplice. Abbiamo allestito un cartellone di oltre 50 eventi e stasera è forse uno degli eventi più importanti, musica nei vicoli, avete visto ci sono tante postazioni, no? La gente si diverte e concluderemo la serata con il concerto dei Banana Republic, un gruppo di ragazzi molto bravi e alcuni di loro sono leporanesi doc, quindi è anche un motivo di orgoglio per noi leporanesi avere dei ragazzi nostri concittadini. L'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità di donare alla nostra Leporano e a tutta la provincia ionica questa bellissima manifestazione che è Musica nei Vicoli. Abbiamo 6 postazioni di cui alle 23 Banana Republic, poi abbiamo il Napo Latino, abbiamo un gruppo di pizzica, i ragazzi della scuola Tarrega, tanta bella gente che sta venendo qui a Leporano, veramente una soddisfazione unica a vedere tanta gente nei vicoli, c'è anche la street art, abbiamo anche i Pachamama con la banda Risciò. In villetta invece abbiamo pensato anche per i più piccini con il mago e con il Encantado della la fiaba della Disneyland. Veramente è una soddisfazione, l'estate con le polanesi continua, abbiamo 50 appuntamenti in tutta la stagione estiva e che dite, rimanete a Leporano, veramente non ve ne pentirete.